Buongiorno a tutti, siamo qui pronti per uh, partire con una bellissima diretta grazie a Foodspring e grazie anche a una novità di Foodspring perché molto di voi Um, mi, mi avete svaligiata la parola giusta. svaligiata, Scusate, fammi spostare questa. Um, protein pancakes. piacciono tanto perché è un dolce salato. Um, con foodspring lavoro da anni e mi piace tantissimo aver avere questa alternativa che è un po' più uh, ricco di proteine per proteggere i muscolia, muscolia. per proteggere i muscoli dalla sarcopenia. Sarcopenia è una una perdita delle fibre muscolari a lungo andare con l'età, e questo ci svuota e ci dà una, una consistenza dei muscoli meno forte, più grassi, e questo potrebbe anche essere, mh, renderci più fragili uh, a venire con le nostre età. Invece, Protein Pancakes è un modo eccellente di avere un primo colazione bilanciato, un dolce bilanciato, non troppo dolce non troppo, diciamo, zuccherina, ma ci sono nuovi, nuovi gusti: c'è Roasted Almond, che vuol dire mandorle tostate, e c'è Coconut cacao, cacao coco, non devo neanche tradurre, potete capire, o altrimenti c'è la versione classica o la versione vegana e avete la possibilità di aggiungere un liquido della vostra scelta che può essere una latte vegetale o l'acqua, quant'altro, si gonfiano, diventano eh, un, un pancake gustoso all'americana, perché io sono americana, posso dire, eh, entro veramente pochissimi minuti e via. La puoi anche preparare e portare con voi. A lavoro, ok. Fammi fare l'ultimo controllo per essere sicuri che siete tutti collegati. Siete tutti collegati? Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sì, siete collegati e andiamo a fare 15 minuti. Ok. Fluid, che cos'è fluid? Fluid è un lavoro total body, ma molte persone hanno problemi di polsi e hanno un problema anche uh, de delle braccia. Così, che cosa facciamo? Cominciamo in piedi. Di giù rimango centrale è la prima cosa che è eh, proprio mountain pose. Rimaniamo qua, addominali tesi, proviamo a allineare testa sopra le spalle, spalle sopra le anche, anche sopra le ginocchia e le ginocchia sopra i talloni. Provate di spostarvi il peso con gli occhi chiusi fino a un certo punto che trovi una perfetta posizione verticalizzante, allineandoti con la forza di gravità finché ti senti come se stessi volando. Respira. Perché siamo sempre con queste teste che si volano e si viaggiano e vanno troppo velocemente. Invece ogni tanto soltanto trovare una pos pos posizione di partenza centrata. Proveremo di respirare soltanto con il naso, braccio sopra la testa. Grazie. Mano destra su polso sinistro e mi porto le fianchi verso sinistra e le diciamo le mani verso la destra, guardo sotto l'ascella, una stretch laterale. Respirando, usando solo il naso. E quando facciamo anche solo 10 minuti di allenamento, proviamo di non pensare altro, proviamo di non fare la lista della spesa, proviamo di non dire "Ah, oh, devo andare, devo fare due". No, provi semplicemente a concentrare sul lavoro che hai di fronte a voi. Ok, piego le gambe leggermente se è necessario trovando un allungamento sulle gambe e una, una piccolissima pressione delle pancia verso le cosce, le bicipiti femorali verso l'altra parte della stanza. Ok, stendo a lungo, 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 stendo a lungo e vengo in squat, divaricando le gambe alla stessa larghezza del mio tappeto e lo tratteniamo per 5, per 4, per 3. Per due e salgo, braccio sopra la testa, chiudo di nuovo poco a poco i piedi, porto il peso sulla gamba destra e sollevo la, il ginocchio sinistro. Fissi un punto di fronte a voi perché le, il, lo squilibrio viene facilmente e comincio a spostarmi il, il, il busto in avanti. Gambe indietro, piego la destra poco a poco, fisso un punto solo, stendo la gamba sinistra, schiaccio il gluteo sinistra e comincio a piegarmi fino ad andare in high lunge. High lunge, braccia su. Ok, prima lunge vuol dire che le gambe sono un po' dure, un po' rigidi. Ok, braccia su, piccole pulsazioni verso basso. Ora facciamo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... E 3 e 2 e stop, stendo la sinistra, porto giù le braccia a cactus e porto le spalle indietro. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Mani vengono frontali, vengono avanti e avvicino la gamba sinistra. Poi provo a staccare la gamba sinistra dietro di me, equilibrio se perde l'equilibrio fa parte del gioco porto il ginocchio frontale 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 lo tiro su e lo scendo di nuovo in squat e da 5 diventano 8 7 6 5 4 3 2 e salgo e lo facciamo tutto dall'altra parte L'equilibrio è più facile quando ho fisso un punto di fronte a me. Sollevo la gamba destra, sono sulla gamba sinistra, abdominale tesi, gluteo convolto e comincio. Quando sposto il, il bacino indietro e il petto in avanti, sposto anche lo sguardo delicatamente. Fisso un punto solo. Stendo indietro, vado a cercare il mio high lunge. Braccia sopra la testa, andiamo di nuovo a riscaldare con le gambe piegate. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stendo la gamba destra, piego le braccia a cactus, due braccia da cactus, e tiro indietro le scapole. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Braccia in avanti, avvicino la destra, stacco la destra, mm. cerco l'equilibrio, porto il ginocchio in avanti, spostandomi sempre lo sguardo con calma, scendo in squat, questa volta per 10. 9, incrocio le dita, le su. Se vuoi, glutei indietro, busto in avanti. Lo stinco che va in avanti, tallone che tira indietro, e lo facciamo per 4, e per 3, e per 2. Scendo giù questa volta, stendo le gambe, piego poco a poco, destra sinistra, per cercare di liberare le gambe. E andiamo per un piccolo movimento per le braccia, porto le gambe indietro. E porto le mani su. Allora, cominciamo semplicemente con questa posizione: una plank, high plank, spalle sopra le mani, mani spingono contro il pavimento e lo trattiene per 4, per 3, per 2. Pieghi le gambe, tornate indietro in downward looking dog. Molte persone, specialmente le donne, per la prima volta non hanno tanta forza sulle braccia, non allenano le braccia. Quindi non dobbiamo mai esagerare. Facciamo ancora un'onda in avanti e in high plank la tratteniamo per 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, piego le gambe, torno indietro e adesso cammino in avanti, torniamo dove eravamo, in avanti, scendiamo nel nostro bellissimo squat e sedere indietro, stinco in avanti, incrocio l'altra mano, ok? L'altra mano sopra e porto le braccia su, porto le mani su. Mm. Trattieni per 4, per 3, per 2, e sali, 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 sali. Ok, ripetiamo. Andiamo un po' avanti. Gamba destra, sollevo il ginocchio sinistro, mi sposto il busto in avanti, estendo la gamba indietro. Stendo, 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 schiaccio, 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 provo di stendere la gamba destra, rilasso lo sguardo, il collo, piego le gambe, trovo indietro, Braccia su, adesso aggiungiamo mani e gambe insieme, scendo, tocco e su, uno e due, lavori su questa, veramente stai lavorando tutti, eh, tutti e due, però ricordati che c'è le gambe davanti, non stare soltanto sulle gambe indietro, ok, ancora, e tre, ancora, e due, ancora, e uno, fermi, stendi le gambe, stendi le braccia, portate le braccia dietro di voi, ok, incroci, mignolo destro sopra mignolo sinistro, e guardami il tallone sinistro, lo abbasso, ok? Prima era su e lo basso, è quasi come se stessi guardando. Porta le spalle indietro di me, inchino, però guarda i miei gomiti, sono piegate, leggermente piegate. Senti come si aprono le spalle, lasci le mani, ok? Porto le mani in a, di fronte a voi. Spingo sul piede destro, giro di nuovo il tallone frontale, salgo con la gamba sinistra e faccio polsazioni verso l'alto con il piede a martello. 8, gluteo, 7, 6, 5. Se non ci riuscite ad arrivare a terra, potete utilizzare un libro, un brick di riso, e lo fate così. 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, pieghi la gamba e la porti in avanti. Ok, allunga per un attimo. Inspiro e scendo. Mignolo sinistro sopra, braccio su per 10, e 9, e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e salgo. Start inizi. Mettiti alla prova. Mm. Ok, lo so che ogni giorno è una opportunità di crescita. Proviamo di aiutarci a crescere, proviamo di aiutarci a spingerci oltre le nostre zone di comfort. L'equilibrio non ce l'hai. Non è che con soltanto un bel pensiero di speranza mi posso far venire l'equilibrio no, l'allenamento mi porta l'equilibrio torni indietro, ok così giorno dopo giorno lavoro per mia fine scendo e su scendo due porto le braccia indietro in arco tipo che vuoi tre e su non lavorare mai sul dolore ancora però lavori su la ricerca la scoperta di quanto sei forte quanto ti puoi aprire? Quanti ti puoi fortificare? Ancora dammi uno. Vengo su, estendo. Apro le braccia. Questa volta il mignolo sinistro va sopra la destra, abbasso il tallone, piego i gomiti, inchino in avanti. E sento equilibrio. Mm. Collo rilassato. Aperture delle spalle, le gambe che si stanno caricando, specialmente se non sei allenato, sentirai un po' di acido elattico. Apro le braccia, le mani vengono di fronte ai miei piedi, rialzo quel talone e sollevo piede a martello, uno, due, tre, quattro cinque, sei, sette otto, ancora due, tre, quattro, cinque, sei, sette, e portano avanti. Non preoccuparvi mai di aggiungere qualcosa che ti allunga la schiena. Ok, un libro, un brick di riso, relax in giù. Venite su completamente, torni in centrale e torni in quella pos prima posizione con cui siamo partiti. Per trovare il nostro equilibrio no? tra le mani e i piedi, mani giù, tallone, ok? Testa sopra le spalle, spalle sopra le costole, costole sopra le nostre anche, le anche sopra le ginocchia, E questo è il famoso baricentro. Più riusciamo a trovare il baricentro, più, se più leggeri sentiamo, bella metafora anche per la vita, braccia su. Proviamo a cercare il centro dentro di noi e non fuori di noi. Piego le gambe, porto le gambe dietro di me. Bravi. Ok, torniamo sul nostro plank, soltanto per le nostre braccia, però vi chiederò okay, di piegare le ginocchia, sollevare i piedi, chiudere i gomiti e scendiamo in quattro, in tre, in due, in fermo. Vi scendo con le gambe, mani all'altezza del petto e facciamo mini cobra. Che vuol dire che il mio sguardo sta qui. Non alzo. Non, non, sto, non sto facendo questo. Sto molto bassa e sto provando a ripensare lunghezza non altezza. Ok. Inspiro, e scendo giù e andiamo a fare 12 spinte contro il pavimento per lavorare i tricipiti. E andiamo. 12. Inspiro. Inspiro. 10 respiro 9 respiro 8 stai spingendo contro il pavimento 7 6 5 4 3 dammi ancora 2 2 and 1 Scendi giù, mani giù, testa sulle mani, recupera le braccia. Mm. Giriamo lateralmente. Andiamo in side plank. Total body vuol dire un po' di tutto, così facciamo anche un po' di abdominali. Ok, principianti, faccio. Una sorta di tripodio. Le due gambe sono divaricate e il, il gomito giù. Intermedio. Allineo le gambe e, e un doppio appoggio. Terza, più avanzato. Trattengo le gambe in su. E vado. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop. Scendi giù, fianchi giù. Porti i piedi in questa direzione. Portiamoci su in tabletop. Piccolo recupero per le spalle, per le gambe. Scendo con le natiche. E andiamo dall'altra parte. Principiante e con le gambe divaricate. Intermedio con le gambe allineate. Avanzato. Gambe su per otto. 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop, scendo giù di là. Ricordate che ci, non, non, non c'è o oh, è troppo o è troppo poco. Se sono principiante, tutto quello che riesce a portare a casa è un successo. Se sono un avanzato, io cerco di dare qualcosa di più. Cerco di dare un millimetro di allungamento in più, una sfumatura in più, i bracci vanno su, forward fold, vengono avanti, se non arrivo là, arrivo qua, se non arrivo qua, arrivo qua, e fino ad arrivare giù, inspiro, inspiro, relax, inspiro, inspiro, relax, inspiro, inspiro, relax, perché 15 minuti? 15 minuti perché all'inizio è il giusto lasso di tempo della sofferenza <ride> per farti diventare costanti. Poi, con il tempo, passeremo a 20, 30, 40 minuti di fluid. La cosa importante è di iniziare a metterti alla prova giorno dopo giorno. Cresci giorno dopo giorno. Inizi e provate di essere costanti perché nulla ti cambia la vita come la costanza. Pace dalla Jill. Vi ringrazio per il vostro tempo e passate una giornata figatosa. Ciao. Mm.